sono diverse giurie in questo premio. Partiamo da quella qualificata. Vi leggo i nomi, tipo squadra di calcio. Antonietta De Lillo, Mare Chiaro Film, Andrea Occhi Pinti, Lucky Red, Cecilia Valmarana, Rai Cultura, e poi ancora Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, Olivia Musini, produzione Cinema 11. E allora in rappresentanza della giuria qualificata chiamo sul palco Andrea Occhi Pinti, che è fondatore appunto di Lucky Red, che lo sappiamo, insomma, è una società di produzione, di distribuzione, il gelato. Sei arrivato munito di gelato? No. Allora aspetta che adesso te lo diamo. Andrea Occhi Pinti. Buonasera allora, a tutte e a tutti. Buonasera a te. Quando voi, insomma, ricevete dal comitato scientifico questa cinquina di libri, dovete appunto fare una scelta e decidere cosa premiare per la categoria cinema e che cosa invece potrebbe diventare una serie TV. Da che criteri vi fate guidare? Tu personalmente qual è il là che ti fa capire, ok, questo innanzitutto è buono per l'immagine, ma per il cinema o per la serie? Ma innanzitutto vorrei dire che i cinque libri che abbiamo ricevuto erano tutti molto diversi tra loro, le storie, e veramente molto belli. Insomma, era molto... È stato bravo il comitato scientifico. È stato bravo il comitato scientifico a fare la selezione, ed era, come dire, molto avvincente leggerli tutti quanti. Innanzitutto, come dire, ci siamo immersi nella lettura, poi ognuno ha il suo criterio, il suo gusto, il suo giudizio, ma ci siamo immersi e la cosa che abbiamo pensato, immagino, è quella di quale di queste opere ci sembrasse più adatta a una trasposizione. Certo. Perché ricordiamo, è sempre un linguaggio diverso. Quando mi vengono a dire era meglio il libro, era meglio il film, sono due cose diverse. Ma giusto? Sì, sì. Poi, cioè, sono due linguaggi, sì, proprio, non ha senso paragonarli. Assolutamente. E ci sono casistiche infinite, cioè grandissimi libri che sono diventati dei brutti film e viceversa, dei brutti film che sono diventati dei grandissimi film. Per cui, insomma, anche lì è proprio un altro. Infatti agli autori bisogna anche, come dire, devono sapere che devono un po' distaccarsi a un certo punto, a meno che non partecipino, sì, alla sceneggiatura, eccetera. Un po' fatica. Devono un po' lasciare che questa creatura vada per conto suo, che magari diventi anche una cosa leggermente diversa da quella che avevano pensato e concepito. Senti, ma quando vi riunite come comitato scientifico, discutete, litigate? Siete monolitici, tutti d'accordo? No, no, assolutamente non eravamo monolitici, insomma, ognuno aveva, come dire, le sue preferenze, ma non eravamo neanche d'accordo su quale potesse diventare un film e quale diventasse una serie. Abbiamo dibattuto un po' anche questo aspetto. Ah, caspita. Perché c'erano, come dire, due scuole di pensiero. Sì, insomma, non voglio dire le percentuali, ma insomma, alcuni pensavano che uno era più adatto per fare il film e gli altri pensavano che il contrario, che era più adatto a una serie. Dei due che avevamo scelto alla fine, diciamo, comunque, nella nostra... No? Abbiamo scremato e selezionato brutto. Poi l'avete risolta pacificamente. Alla fine devi fare delle scelte. L'avete risolta pacificamente? Sì, o hai dato? Alla fine, insomma, devi fare una sintesi, per cui siamo arrivati alla decisione finale. Alla decisione. Che tu dirai più tardi. Vedo gli scrittori in prima fila che hanno, vedo Andrei Longo con una certa tensione, anche Alessio Forgione, Bertante, sono tutti lì in prima fila che stanno aspettando Gigi Riva e Viola Ardone, naturalmente. Io ti ringrazio, Andrea, soprattutto per il lavoro che fate. Mi raccomando, se prendete i libri per farli diventare film o serie TV, fatene cose grandissime. Va bene, ci impegniamo. Grazie mille. A questo punto è il momento, appunto, di parlare dei finalisti. Prima li conosciamo attraverso un video e poi li conosciamo in carne e ossa. We'll be right back.
romanzi ce li ho qui, come dire, in carta e ossa, perché mi piace sempre averli a disposizione, insomma. Sono romanzi, come ha detto prima Andrea Occhipinti, molto diversi per alcuni aspetti, però in un certo senso, oltre ad avere in comune il fatto che possano diventare, secondo il comitato scientifico, o un film o una serie TV, quindi sono adatti all'immagine, hanno un certo ritmo, comunque hanno un punto di vista sulla realtà che può essere reso bene per immagini, ci sono degli elementi che tornano, c'è per esempio la paura, c'è il voler dimostrare il coraggio, il voler cambiare la propria vita, avere dei dubbi, e poi ci sono anche vicende reali che hanno riguardato tutti noi negli ultimi 2 anni. Secondo me, anche se tante cose sono cambiate dal punto di vista dei diritti, delle leggi, molto lentamente, ma sono cambiate, altre non ancora, un tema che rimane ancora molto attuale è il tema del consenso, e quindi nei casi di, insomma, processi che riguardano proprio la violenza sessuale, sul tema del consenso c'è sempre poi un intoppo. La solita accusa che viene rivolta alle donne è: ma tu ci sei andata a quella festa, ma tu ci uscivi con quel ragazzo, tu avevi bevuto, come eri vestita, perché eri lì? Questo non c'entra proprio niente con la violenza. Infatti in questa storia io ho voluto proprio analizzare questa cosa. Oliva Denaro ha 15 anni, diventa oggetto delle avance di questo ragazzo che viene considerato il bello del paese, tra l'altro è anche ricco, sarebbe il partito ideale, e non riesce ancora a capire se queste avance la lusingano, la terrorizzano, quindi sente il primo batticuore, non ha neanche il tempo di esaminarlo, e che qualcuno decide per lei, le fa violenza, e la violenza non c'entra niente col desiderio. E Oliva Denaro si mette alla ricerca di questa voce interiore, alla ricerca di un no, però il no va costruito, cioè il no ha una legge che ti viene imposta, la ribellione, non è che ti nasce sempre spontaneamente, ha bisogno di delle tappe. Lei riesce ad arrivare a questa scelta del no, cioè non voglio accettare di sposare quell'uomo, anche se tutti mi suggeriscono di fare così, anche se sembra una via obbligata. Io credevo, quando ho cominciato a pensare a questa storia, che Franca Viola fosse stata in effetti la prima, certo, a rifiutare il matrimonio riparatorio. Ho scoperto, studiando delle carte, che invece già altre ragazze avevano fatto la stessa cosa, cioè avevano deciso di denunciare, e però non ne avevano ricavato assolutamente niente se non umiliazione, giudizio sociale, frustrazione e una vita poi perduta, perché una ragazza violentata non era più appetibile sul mercato matrimoniale dell'epoca, stiamo parlando dei primissimi anni 60. Sì, l'altro ieri praticamente. Le nostre sorelle maggiori, le nostre madri, per le ragazze più giovani le nonne, però è lì, c'è una generazione di mezzo. E quindi mi interessava sapere, per una Franca Viola che riceve almeno giustizia in tribunale, perché risarcimento non c'è mai da una violenza di questo genere, tante altre ragazze che nel passato e anche nel presente non ricevono neanche quello, quindi il loro coraggio poi alla fine è ripagato solamente con la libertà che acquisiscono per aver detto no. Ecco, a proposito di coraggio e di paura, la prima reazione del tuo protagonista è una paura che lo paralizza, addirittura lui non vuole più vedere sua nonna. Sì, è assolutamente sbigottito, è assolutamente spaventato dal futuro che incombe, no? Perché poi purtroppo quando ci si ammala di queste malattie hai una data di scadenza praticamente. Sì, la morte arriverà a quella data, però già incomincia ad arrivare col deterioramento banalmente dei corpi, no? Vedi, certo, che le persone non stanno più bene, e quindi lui ha 19 anni e, come dicevi, sì, è assolutamente in un momento della vita in cui non ha risposte, ma giustamente, cioè, mi sembra che, cioè, io non ne ho troppe, ne ho un po' di più, quindi perché dovrebbe averne lui a 19 anni? E quindi è assolutamente spaventato da quello che avverrà, perché gli sembra proprio la fine del mondo così come l'ha conosciuto. Ci vuole coraggio quindi ad affrontare la malattia di una persona cara. La nonna per lui è veramente il punto di riferimento della vita. Sì, sicuramente ci vuole coraggio, e il romanzo è raccontato dalla prospettiva di chi vede una persona ammalarsi. Però immagino che serva una quantità infinita, infinitamente più grande, per sopportare quella cosa e non farla pesare alle persone che ha intorno, così come fa
la nonna, cercando esattamente di conservare una parvenza di normalità, no? Fin dove si può. Maria Rosaria è, come dire, è più avanti nel processo, cioè nel senso lei ha già vissuto questa malattia, ha già vissuto questo lutto ed è una ragazza pressoché, cioè, distrutta, perché qua è prigioniera della vita che le rimane, no? Sempre ancorata a questa tabaccheria dalla quale non può mai uscire. E poi, diciamo, il contesto sociale è quello di un quartiere cioè molto ignorante, dove non è semplice essere delle persone tranquille, non aggressive. Certo. E quindi è anche proprio difficile comunicare quelle che sono le proprie sensazioni, i propri sentimenti agli altri. Ma il mio protagonista è un idealista puro, proprio un idealista che vuole cambiare il mondo. Gli anni 60 furono una palestra di sogni soffocati nel sangue, sostanzialmente. Noi abbiamo una visione balneare degli anni 60, le pinne, la maschera, gli occhiali, ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, tutti i grandi miti degli anni 60 sono morti ammazzati: Che Guevara, i Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, tutti, non se ne è scampato uno. E quindi già questa violenza, Marilyn Monroe però, povera, tutta questa violenza era già presente nel decennio, perché l'ideale e il sogno portano spesso alla contrapposizione frontale. Lui è stato vittima di questi sogni, è stato vittima di questi ideali, però quella forza di ventenni, il gruppo fondatore delle Brigate Rosse era sostanzialmente formato da ventenni, giusto Cucci ne aveva qualcosa in più, 25, erano mossi da degli ideali che poi si sono completamente persi, ma non c'è nessuna allone nostalgico in questo, dicendo non voglio rincorrere gli errori dei sessantottini che hanno mitizzato la propria gioventù come se fosse l'ultima. No, non è questo il punto. Il punto è che il secolo è finito un certo modo di guardare il mondo. I ventenni di adesso sono terrorizzati. Io faccio professore all'università, lo so bene. Quindi guardo con rimpianto, attenzione, non al periodo, ma al modo di guardare il mondo. Cioè questa incredibile voglia di futuro. Questa ormai manca. Milano, è Milano il punto focale. Reggio Emilia fu una scampagnata, come fu quello prima in Liguria. A Milano ci sono tanti gruppi della sinistra extraparlamentare, sono tanti gruppi che vogliono fare qualcosa ma non hanno ancora deciso. Piazza Fontana è la ferita lacerante. Piazza Fontana e Pinelli spingono alle scelte radicali, all'estremizzazione di decine di migliaia di persone, attenzione, perché era questo il bacino d'utenza del primo BR. E quindi chi ha fatto la strage Piazza Fontana, ovvero non un gruppo paramilitare no fascista di nome Ordine Nuovo, fra l'altro non lontano da qui, fondato, erano gente di Padova, e con la complicità dei servizi segreti italiani, non deviati però, servizi segreti spesso italiani, sì, e anche il beneplacito della NATO, un'offesa così feroce alla Costituzione democratica, un'offesa così lacerante alla città, eccetera, spinge alla radicalizzazione. Attenzione, chi ha fatto l'attentato politicamente ha vinto. Però non riesce a sono tre fratelli, Carmine, Papele e Ivano. Ivano è il più piccolino dei tre, ha vissuto anche, ha studiato. Quello che ha studiato. È quello che si occupa degli affari di famiglia, perché sono diventati imprenditori. E ognuno reagisce, Papele è più coetaneo di Carmine, quindi con Ivano c'ha qualche dubbio, dice ma qualcuno... La politica è sempre ambigua, perché non continuiamo a fare le nostre cose? Insomma, ognuno ha le sue novità per questa sera. Così. Comunque Ivano, il più piccolino, quella sera pure lui vuole dire una cosa, vuole svelare, vuole confidarsi, poi stanno bevendo, stanno mangiando, sono tra uomini, queste cose così. Fa un po' fatica a tirare fuori questa cosa. Perché, non la dire qual è la cosa, per carità divina. Cioè c'è un segreto, insomma, come in tutte le famiglie poi sono dei segreti, delle cose così. Quindi quando esce fuori questa cosa incominciano a esserci dei problemi, no? Quindi quando uno la pensa diversamente è sempre... escono fuori delle cose strane, soprattutto tra fratelli, tra amici, tra parenti. E da tenere presente, questi tre fratelli si vogliono bene, comunque. Sì, si non vogliono è che bene. È fondamentale. Però Ivano è quello che cerca di tenersi lontano dagli affari criminali della famiglia, soprattutto non sopporta la violenza, per esempio. Non ci sono personaggi femminili in questa storia. No, compaiono un po' le mogli, sì, ma giusto per sentito dire. Secondo me
quella pioggia, io mi sono reso conto che era la voce femminile. Cioè era la parte, era l'anima della storia, questa pioggia che si indigna quando non si riesce a discutere delle cose. Cioè, l'ultimo film di Almodóvar che ho visto, ci sono due donne che parlano di problemi ben gravi e riescono ad affrontarli e risolverli. Lì questi tre uomini sono un po' incapaci, no? di dialogare. Ecco, da che punto di vista hai deciso di raccontare questa storia, visto che hai trattato del materiale umano incandescente, perché insomma i parenti delle vittime sono vivi e hanno letto il tuo romanzo, anzi ti hanno dato le testimonianze. Sì, ma guarda, ho riflettuto molto su quale potesse essere il punto di vista e alla fine ho deciso, che è una cosa un po' strana per uno che nella vita ha fatto tutta la vita il giornalista, che il punto di vista stavolta era il mio, nel senso che io sono di Nembro e di quelle 188 persone che sono morte tra i mesi di marzo e aprile, 140 le conoscevo, e quando è successo quello che è successo al mio paese, cioè una sorta di record europeo se non mondiale, perché mi sono reso conto che in fondo Nembro poteva essere il paradigma di tutta la prima ondata del coronavirus, perché lì si sono concentrati in una misura abnorme tutti i sentimenti che probabilmente hanno pervaso chiunque: l'incredulità iniziale, la disperazione, la paura di essere additati come untori, no? C'è tutta una parte che riguarda questo, e però forse il complimento più bello che ho ricevuto, non una volta sola per questo libro, è che molti mi hanno detto che nonostante io parli di 188 morti non sembra mai triste, e ancora la gente parla con nostalgia del fatto che allora si sentivano comunità, c'era un senso di condivisione, ed è la stessa cosa. Sì, questo tu lo racconti, che è successa al mio paese, della solidarietà enorme. C'è stato i volontari che hanno agito, certo. Ma anche fino ad arrivare a delle figure, se vuoi anche buffe, Gianni Bergamelli, un grande jazzista e pittore novantenne che girava per il paese per far vedere a tutti che lui era vivo e che la vita continuava. Allora Paola, tu hai la famosa busta, no? Che deve proclamare il libro vincitore per il cinema. Vi ricordate il video di prima? Uno vince per il cinema e uno vince per la serie TV. Allora, quando si apre la busta... La scena degli Oscar che uno non riusciva mai a capire, mi viene sempre quel... tu hai letto, cioè c'è scritto tutto? C'è scritto tutto. Allora, the winner is, e poi la motivazione. The winner is, devo fare un'esitazione qui. Sì, fai un'esitazione, un po' cinematografica, dai, così ci prendono magari a fare le comparse. Allora, the winner is solo la pioggia di Andrei Longo. vieni Andrei. Leggo la stringiamoci motivazione. Così non impalliamo nessuno. Allora, ecco Matilde, giusto? Eccola qui, Matilde, certo. Puoi consegnare. Grazie Matilde. Grazie. È un compito fondamentale quello della targa, photo opportunity, però ci devi leggere le motivazioni. Leggo la motivazione. Tre fratelli, Carmine, Papele e Ivano. E una lunga cena dopo l'annuale visita alla tomba del padre padrone al cimitero. La cena diviene teatro di una rivelazione che Ivano, il più piccolo, deve fare ai fratelli e che scuoterà le fondamenta alle loro radici di omertà e di mafia. Nel corso di una serata, alla stregua di classici come Una pura formalità di Giuseppe Tornatore, solo la pioggia racconta quanto la verità sia in grado di provocare l'esplosione dei rapporti e della violenza. Allo stesso tempo l'autore rivede le colpe in modo così originale da rendere l'opera sicuramente adatta alla sua trasposizione cinematografica. No, non me l'aspettavo. Oh, allora. Ho sempre pensato, il libro è così piccolino che nessuno lo premierà. Invece il premio Segafredo Zanetti, Città di Asolo, un libro, un film, nella giuria dei critici ha detto sì. Sì. Il vincitore o la vincitrice è, ricordiamo, serie TV scelta dalla giuria della critica. Chi ha vinto? E il vincitore è Mordi e Fuggi di Alessandro Bertante. Vieni qua Alessandro. Grazie. Matilde, puoi consegnare...
ha questo omone grande e grosso che però ti assicuro è buonissimo, non fa paura. Mordi e Fuggi ci propone un'analisi lucida di uno dei periodi più caldi del Novecento italiano attraverso fonti storiche e interviste a personaggi realmente esistiti. L'autore fa riemergere il recente passato tra eversioni e rivoluzioni, epocali e personali, come la colonna sonora di una società in continua trasformazione. No, mi ha convinto. Beccati questo, grazie. Ti hanno convinto. Grazie a tutti, potete tornare ai vostri posti. E Stefano De Sando leggerà appunto il vincitore, la motivazione. Attento, ecco, stavi incastrando, vieni qui accanto a me. Non hai un foglietto, ma lo sai a memoria? Ho imparato tutto a memoria. Tieni. Ho imparato tutto a memoria e volevo intanto fare i complimenti a tutti, al premio. Vieni così, vieni più qua, se no impalliamo. Il premio ad Asolo a questa città meravigliosa, questa cittadina meravigliosa, e tipo... Io non lo so. L'Oscar, tipo cosa. L'Oscar. Che no, però me la fai come De Niro? E tu sei brava, tu sei brava. Dai, leggimi tutta la motivazione. A me dell'Oscar mi ricorda solo una cosa, cioè? La pazza di Sofia Loren quando... Roberto! Sì, tutti gli Oscar mi ricordo Roberto! No, se qualcuno adesso, tu proclami il vincitore o la vincitrice, qualcuno dal pubblico inizia a fare questa scenata, col vincitore la rifacciamo? Sì, e allora vorrei che il cavalier Zanetti saltasse sulle sedie come ha fatto Roberto Benigni, me ne dà. Perché sarebbe il cavalier Zanetti. Dai. Prima la motivazione, poi il vincitore del premio. E come prima la motivazione per il vincitore? Ma certo, prima la suspense. La suspense è questa qua. Questa è la suspense. È proprio De Niro dentro. No, ma poi questa è suspense. La struttura del romanzo. Se vuoi te la faccio come Vittorio Gasman. Dai, sì, vai. No, faccio Vittorio Gasman. La prima briga, Vittorio Gasman. Vai. La struttura del romanzo costituisce un'ottima base per una sceneggiatura, grazie alla curata descrizione dei personaggi e delle ambientazioni. Grazie, un applauso. La seconda te la leggo come la leggerebbe Edoardo De Filippo. È un romanzo popolare, proprio un taglio innovativo, temi e argomenti già affrontati in letteratura e nel cinema. Rispettoso della sensibilità tutta femminile della protagonista. Bene, il terzo ve lo leggo come lo leggerebbe Stefanino, cioè il sottoscritto. La narrazione tuttavia non trascura le figure maschili, tra le quali spicca quella paterna di fondamentale importanza nell'elaborazione delle scelte di vita della protagonista. Vabbè, avete capito. Vince il premio per la giuria popolare Olivia Denaro di Viola Ardone. Olivia Denaro. Senza la I. Complimenti. Complimenti, bravi. No, l'ho fatta pure male perché sono un po' stanco, però va bene. Grazie di questa opera e grazie di avermi dato la possibilità. Adesso facciamo dire qualcosa alla vincitrice, okay. Però col tuo microfono. Allora, ti dico che il premio è una valigia, chiaramente Festival del Viaggiatore, è una valigia. Tu una dici, valigia perché? Vera. E che finta. Cioè non è un simbolo. No, non è è vera. E non ce l'abbiamo qui sopra perché Matilde poteva entrare col trolley. Però, insomma, sappi che è una valigia proprio per sottolineare questo gemellaggio con la Festival del Viaggiatore. Sono contentissima. Il fatto che valigia sia il premio della giuria popolare che ha detto, ok, questo libro deve diventare un film. Che effetto fa? Beh, è bello perché poi capita a tutti i lettori, mentre si legge, di immaginare anche le scene, immaginare i volti, e quindi no, quando questa cosa viene in maniera immediata vuol dire che il libro è molto visivo e quindi è un grandissimo riconoscimento. E quindi quella scena già ce la vedi tu, eh? Sì, ma forse perché per me è stata la prima scena, è okay. La prima cosa che ho visto di questa ragazza e quindi l'ho immaginata così. Se dovessi vederlo al cinema mi piacerebbe vederla correre. Perché ricordiamoci che senza sponsor non si va da nessuna parte, perché insomma con la cultura si può mangiare, ma bisogna anche poter creare gli eventi che poi generano cultura. Come mai sì. La Segafredo Zanetti decide appunto di sostenete una serie di cose naturalmente anche nello sport, ma soprattutto nella cultura avete scelto questo premio, quindi perché porta proprio il vostro nome, premio Segafredo Zanetti, città di Asolo, un libro, un film. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, volevo complimentarmi con i protagonisti della serata per averci così sapientemente trasportato nei loro romanzi e anche ringraziare la giuria, le giurie e i comitati estremamente qualificati
per il lavoro svolto. Beh, come Segafredo Zanetti da sempre siamo impegnati in molteplici campi, soprattutto, come ha già accennato, nel campo delle sponsorizzazioni sportive e della cultura. La cultura crediamo che sia un elemento fondamentale, è un elemento assolutamente indispensabile per favorire la mobilità economica, per favorire lo sviluppo dell'economia turistica, e quindi ci sarebbe più che mai oggi bisogno di tante attività dedicate alla cultura per questa ragione. Poi questa forte spinta, questo nostro impegno nell'ambito delle sponsorizzazioni e del sostegno agli eventi si estrinseca da sempre non solo patrocinando e promuovendo grandi eventi di carattere internazionale, ma anche con un grandissimo interesse verso ciò che è l'attività delle comunità, il localismo, certo. Perché siamo un grandissimo gruppo che è presente in oltre 110 paesi nel mondo, certo. Però siamo estremamente radicati con le nostre radici, da dove siamo partiti proprio. Pertanto la cosa particolare, stavo riflettendo in questi giorni, pensando al premio, al tempo come unità di misura, una scala molto strana, perché si dice in certi casi che ogni tanto il tempo sembra sospendersi, non passare mai, in altri casi passa come un battito di ciglia. Questi 8 anni sono veramente volati in una maniera velocissima, incredibile. Mi sembra ancora ieri che con Emanuela, con la direttrice, con Emanuela Cananzi, certo. Andavamo a raccontare e a presentare questo premio letterario, cogliendone la particolarità, l'unicità, sapendo che andava a riempire un vuoto esistente nell'ambito degli altri premi letterari per questa sua tipicità, per questa sua unicità. Mi sembrava veramente ieri, invece sono passati 8 anni, siamo arrivati ad oggi con questo premio che è fortissimo e conosciuto a livello nazionale. Le testate di tutta Italia ne hanno parlato, certo. Un paio di giorni fa ne parlava anche una testata siciliana, quindi come Segafredo Zanetti siamo davvero estremamente orgogliosi e contenti di poter sostenere questo importantissimo evento culturale. Grazie a Marco Comellini, direttore marketing Segafredo Zanetti S.p.A. Grazie. Allora, il più crudele dei mesi, Gigi Riva. Oh, serie TV. Ecco qua Gigi Riva. Matilde, puoi consegnare la targa? Ah no, vedi, la targa è diversa, ma noi facciamo subito. Eccolo qua, un change. È quella giusta? Non è che poi la foto viene con la... Allora, motivazione, sì, quella giusta, vai Gigi. Allora, prima motivazione. Allora, la motivazione. Storie così tragiche e vicine rischiano di essere respingenti e di essere prodotte solo quando storicizzate. Non questa, raccontata da chi conosce Nemembro, perché è la sua terra, i suoi abitanti, perché sono ed erano i suoi amici, i suoi vicini, la sua famiglia, tutto il suo mondo. Una via produttiva, soprattutto nell'ottica di un servizio pubblico, potrebbe essere un montaggio tra la cronaca e la messa in scena dei bei personaggi di questo Spoon River, così sentito e così vero. Grazie. Di anche la tua, Gigi. Serie TV, sei contento o sei come Bertante che vuoi far polemica? Beh, no. No, avrei voluto il film. Andava no. Bene tutto. Andava dire. Bene tutto, andò coio coio. Se qualcuno lo fa, poi va ancora meglio. Chi per la sezione cinema è stato scelto dalla giuria qualificata? Occhiali, ovviamente. Un bellissimo rapporto tra padre e figlia. Prima il vincitore. Diciamo la motivazione. Che vuoi fare anche tu come De Sando? No, vabbè, meravigliosi, vai. Un bellissimo rapporto tra padre e figlia fa da cornice a una storia ricca di trama e personaggi. Risuonano le spine di Sicilia dalle parole dell'autrice e la vicenda di una ragazzina che si fa donna ribellandosi a un sistema che la vorrebbe silente di fronte alla violenza. La storia di Via Lardone si candida a essere un potentissimo racconto su grande schermo, mostrandoci un'eroina dei giorni nostri, consapevole che ogni cosa è possibile se ne siamo convinti. Oliva Denaro è un viaggio che dà speranza non solo alla sua protagonista, ma di più a tutti noi. Eccola. Quindi, qua, Via Lardone, Oliva Denaro. Quindi la giuria popolare e la giuria qualificata. Allora, prima la targa, così ti fanno una bella foto. Matilde, vieni qua vicino e poi le passiamo subito il microfono. E adesso devi dire qualcosa di diverso rispetto a prima, perché non puoi ripetere lo stesso discorso. Sì, no, il mio pensiero in questo momento va alle donne, alle ragazze che stanno bruciando il velo per strada, stanno danzando e bruciando. Brava. Il velo. E stanno compiendo una grande rivoluzione sotto i nostri occhi, lo stanno facendo per tutte noi e anche per noi, quindi in questo momento sono idealmente con loro e lo dedico a loro. Grazie, grazie Viola Ardone per le tue parole.
E questo festival, questo premio dà una mano a tutti noi, certo, a promuoverci e a creare economia del turismo e della cultura. Grazie sindaco, e allora chiamo tutti sul palco, tutti gli organizzatori, Emanuela Cananzi, Giulia Cananzi, che sono direzione del Festival del Viaggiatore, premio Segafredo Zanetti, i giurati Andrea Occhipinti, Ilaria Ravarino, Paola Casella, De Lillo, Valmarana. Salite tutti sul palco, voi alzatevi per la foto finale, i volontari, poi ancora Daniela Menta, Mauro Galofalo, Stefano De Sando, Riccardo Baldizzi che ha suonato meravigliosamente, tutto lo staff organizzativo, Alessandra Brunati, Bianca Soligo, Arianna Gasparetto. Sì, ci stiamo tutti, il teatro è grande, sindaco, altrimenti ci dà il permesso e sfondiamo le pareti. Arianna Gasparetto, Roberto Lena, Federico Zambon, tutti i volontari, i tecnici che ci hanno seguito alla perfezione. Direi che a questo punto ci possiamo, oddio, col Covid ci possiamo abbracciare, ma sì, ormai siamo tutti qua. Ci abbracciamo virtualmente, facciamo una foto finale. Io ringrazio voi, pubblico, che avete scelto di passare più o meno un'ora e mezza all'incirca a sentir parlare di libri che forse un domani, sì, a questo punto lo spero proprio, diventeranno o un film o una serie TV. Grazie a tutti voi e grazie a tutti i nostri ospiti. Thank you.